Amici cosplayer e non, benvenuti a questo nuovo video. Oggi così, un po' per ridere, andiamo a parlare di quelle cose che sicuramente troveremo quando frequentiamo una fiera del fumetto. Dieci cose che trovi sempre alla fiera del fumetto. 1. La persona che ti scambia per un altro personaggio. Ehi Goku, com'è? Ma la fai una bella onda energetica? Chi ha detto Goku? Non sei Goku? Terrestre, il giorno che distruggerò il pianeta tu sarai il primo a morire. Per me era Goku. 2. Il ramen istantaneo di merda. Diciamoci la verità, fa cagare. Però ci fa fighi, perché insieme al ramen ci danno le bacchettine. Probabilmente tra 20 anni scopriranno delle nuove malattie e saranno tutte attribuite a questo prodotto. 3. Persone che fanno foto con la cosplayer o il cosplayer figa o figo, anche se non conoscono il personaggio che interpreta. Minchia, guarda questa qua! Chi cazzo sia non lo so, ma la foto gliela devo chiedere. Scusa? 4. Il classico tipo dei giochi di ruolo o di carte che ti ferma in fiera per farti giocare a qualcosa. Ehi, ciao, scusa se ti disturbo, guarda, abbiamo questo nuovo gioco di carte collezionabili che sarebbe una figata da provare. No. No, ma guarda che è davvero una figata pazzesca. No. Ma prova un secondo almeno. No. Va bene. 5. Il cibo così caro che non lo troveresti neanche in un'era post-apocalittica. Sì, salve, volevo prendere questa bottiglia d'acqua. Sì, sono 3 euro. Come 3 euro? Sono 3 euro. Se non ti va bene, non bevi. Ma è acqua. 6. I classici nerd che pretendono da te una completa padronanza assoluta della conoscenza di qualsiasi tipo di opera uscita sul mercato, solamente perché anche tu sei presente a una fiera del fumetto. Cioè, mi stai dicendo che non è ancora finito quell'anime? Cazzo, sono solo 700 episodi, io me lo sono visto in un giorno solo mentre giocavo alla Play. Ma che vita hai? 7. Gente che fa sesso in cosplay in giro per la fiera. Voi non li vedete, ma ci sono. 8. Persone che fanno free hugs. Non propriamente carine. Non c'è mai una figa che fa free hugs. O un figo. Nove. Cosplayer che si lamentano di altri cosplayer che hanno vinto il contest al posto loro. Ah, ha vinto quello là? No, no. Adesso senti, adesso faccio un casino, perché quello là è sempre immanicato, conosce sempre tutti, fa sempre tutte le sue cose. L'ho visto prima del contest che stava parlando con i giudici. Tanto va sempre a finire così, sempre a chi non se lo merita. Ma basta, quest'anno è l'ultimo anno che partecipo a un contest. Adesso vado, senti che casino che faccio, adesso senti. 10. La persona a caso che passa e ti chiede che cosa state facendo. Ehi, scusa, mi sai mica dire cosa c'è qua, perché vi vedo tutti vestiti così, c'è qualche festa, cosa succede? Sì, ciao, guarda, facciamo cosplay. Praticamente per un giorno vesti i panni del tuo eroe preferito, interpretandone tutte le caratteristiche per passarti una bella giornata allegra e divertente con i tuoi amici. Ah, ho capito. Dai, è una bella cosa, dai. Divertiti, ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao. È forte. Ehi, ciao, minchia, sono finiti in un posto dove sono tutti vestiti da sfigati. Bene ragazzi, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto e vi abbia strappato una risata. Io vi saluto, se il video vi piace condividetelo, iscrivetevi al canale, mettete un like sulla pagina Facebook Davide Ravera. E per chi c'è, ci vediamo a fine mese, il 30 novembre mi sembra, agli Comics di Assago. Ciao a tutti!